La nostra attività 2019, che è iniziata con la mezza maratona Città d'Imperia, abbiamo proseguito con la corsa al Monte Faudo, una gara che abbiamo di nuovo riportato in auge. Speriamo anche quest'anno di avere dei buoni risultati come la scorsa edizione. Imperia Tappe, che è giunta la 15ª edizione, abbiamo avuto un grande successo anche in Imperia Tappe con molte persone provenienti da tutta Italia. A luglio abbiamo fatto una gara goliardica che si ripeterà penso anche quest'anno alla spiaggia, praticamente alla zona Borgo Foce, che è un angolo bellissimo di Imperia, se potete venire a visitare, che è molto bello, con quattro giri proprio a bordo mare. Questo si svolge la sera e viene fatto anche poi una cena tutti insieme con un po' di musica, una cosa veramente goliardica e bella. Poi abbiamo avuto Olio Olivaran, una gara FIDAL che è gemellata con un Giro di Natale di Monaco, ha sempre un grandissimo successo e sta aumentando sempre di più la partecipazione. Quest'anno abbiamo avuto più di 400 atleti. Per quanto riguarda il 2020, c'è una novità assoluta che vi devo dire, che la mezza maratona Imperia non si farà più. Non si farà più perché ormai non riusciamo più a sostenerla con le nostre forze, di conseguenza è stata cancellata. Questo mi dispiace molto, però magari chissà, un giorno potremo riprendere o meno. Per quanto riguarda il 2020, come ho detto, siamo stati contattati a gennaio dalla FIDAL a vedere se potevamo organizzare il campionato di cross per master qui a Imperia. E ci siamo dati da fare, siamo riusciti a ottenere un bel percorso al Parco Urbano, che è una location molto bella, affascinante per poter fare proprio questo tipo di gare. Ci siamo riusciti molto bene, c'era una partecipazione di circa 300 atleti provenienti da tutta la Liguria. È stato, penso, un grande successo che cercheremo anche la prossima edizione di rifarlo naturalmente. Ci stiamo impegnando per di nuovo per iniziare con Imperia Tappe, che sarebbe la 16ª edizione. Quest'anno cambiamo il primo paese, l'anno scorso era Civezza, quest'anno andremo a correre a Cipressa la sera del venerdì, per poi proseguire con le altre gare il sabato e la domenica. Sono aperte le iscrizioni anche per una gara sola. Anche qui abbiamo sempre superato i 100 iscritti per le tre gare, dunque è già un bel successo avere più di 100 persone che provengono da tutta Italia a fare questo tipo di manifestazioni. Abbiamo poi, come ho detto, a luglio faremo non abbiamo ancora la data precisa, dovrebbe essere verso il 17-18 di luglio, Borgo Foce Beach, che faremo questa garetta molto goliardica. Comunque vi invito sempre ad andare su www.imperiacorre.it, troverete tutte le notizie per queste le manifestazioni che organizza il Marathon Club. Abbiamo il Monte Faudo, quest'anno il 14 giugno, alla 50ª edizione. Qua veramente dobbiamo fare qualcosa alla grande, perché sono 50 anni, io ho partecipato a più di 12 edizioni e mi piacerebbe proprio farla, addirittura mi piacerebbe farla, non so se la farò o meno, perché quando si organizza è sempre molto difficile, però sarebbe molto bello poterla fare. Spero che venga tanta gente, avremo delle novità con sempre la gara staffetta e anche il percorso un po' accorciato e poi quello classico che parte dal comune e arriva in cima al Faudo con 1146 metri di dislivello. Qui speriamo di avere tanta gente per portarlo veramente diciamo, a quello che si merita questo tipo di gara, una gara molto particolare che è anche difficile trovare nel campo, nel circuito del running. Abbiamo poi a novembre, sempre Olio Olivaran, la data dovrebbe essere l'8 novembre, però come vi ho detto troverete poi tutte le informazioni sul nostro sito. Anche qui siamo nuovamente confermata il gemellaggio con un Giro di Natale di Monaco, che è una gara molto importante dove sono più di 2000 atleti che corrono, e anche qui dobbiamo cercare di portare sempre più questo gemellaggio, a portare atleti dalla Francia, anche in occasione proprio della manifestazione di Olio Oliva, che è una bellissima manifestazione dove si presenta, si può assaggiare e acquistare l'olio nuovo e tanti altri prodotti della Liguria. Dunque vi invito tutti a partecipare a queste edizioni e soprattutto seguiteci sempre sul nostro sito www.imperiacorre.it.